Torino ospita J'arrive, l'esposizione itinerante che celebra la figura di Napoleone Bonaparte. Un viaggio attraverso le cinque fasi cruciali della vita del condottiero, dall'ascesa al declino. La mostra, allestita a Palazzo Cavour e visitabile fino al 28 gennaio, propone al pubblico una straordinaria collezione di oggetti originali dell'epoca di uno dei personaggi politici più controversi della storia, ma anche uno dei più grandi comandanti militari e stratega di tutti i tempi. La mostra è un'iniziativa della Fondazione Napoléon di Parigi che per la prima volta porta la sua collezione al di fuori delle sue sale, al di fuori dei suoi depositi, una collezione che qui è presentata in 65 oggetti, 65-70 oggetti, che per la prima volta appunto vengono portati a Torino e illustrano la storia di Napoleone e la sua epopea nei suoi cinque momenti principali, a partire dal guerriero fino a finire per l'esilio. La mostra si sviluppa su un percorso che è sia tematico che cronologico. Si parte da Napoleone militare e quindi con la campagna d'Italia, la prima campagna d'Italia, per passare a Napoleone generale, primo console, imperatore, fino all'esilio. Quindi cinque volti della storia di Napoleone, cinque momenti fondamentali per la storia non soltanto di Napoleone ma anche per l'Europa, per il mondo stesso, che hanno visto enormi cambiamenti e che sono stati importantissimi anche per l'eredità che hanno lasciato in termini di storici e di legami con il giorno d'oggi, la Costituzione ad esempio, il Codice Civile che è uno degli asciti più importanti dell'epoca napoleonica, quindi si cerca appunto di affrontare Napoleone e la storia di Napoleone, che è così complicata, in una chiave sia cronologica ma anche appunto tematica. Piemonte e Torino sono legati a doppio filo con l'epopea napoleonica. Il primo ponte sul Po, il primo ponte in pietra realizzato sul Po, è stato realizzato da Napoleone. Lo stesso Napoleone ha risieduto per poco tempo, ma comunque qui a Torino, nella reggia di Stupinigi, e c'è un altro legame. I carabinieri, il corpo dei carabinieri, è stato creato dal re Savoia su esempio della Guardia Civile, la Guardia Nazionale di Napoleone. La chiave del successo di questa mostra è sicuramente l'interesse verso la figura di Napoleone, e la sua importanza e il modo di raccontarlo, un modo semplice, diretto, storico ma comunque rigoroso, che potesse incontrare l'interesse di tutti, dal più esperto fino al bambino. Abbiamo avuto anche molti bambini in mostra, sempre molto interessati, molti francesi contenti di vedere qui a Torino, insomma, rendere omaggio a un loro illustre concittadino, connazionale, e quindi siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo avuto per questa mostra.